I mari e gli oceani di tutto il pianeta ospitano da tempi immemori un'incredibile quantità di specie viventi. Oggi i pesci sono tra gli animali più familiari che possiamo trovare in questi ambienti, ma durante il Mesozoico, 160 milioni di anni fa, altri gruppi di vertebrati avevano conquistato le acque salate. Nel periodo giurassico, tra ittiosauri, plesiosauri e coccodrilli marini, i mari di tutto il mondo erano dominati da grandi rettili acquatici. Eppure, già all'epoca esistevano alcune specie di pesci, le cui dimensioni superavano quelle di ogni altro animale. Stiamo per raccontarvi la storia di un vero e proprio gigante degli oceani, un leviatano in grado di rivaleggiare in termini di stazza con il famoso megalodonte. I suoi resti fossili, sebbene incompleti, suggeriscono che questo pesce fosse addirittura più lungo di alcune balene attuali. In questo episodio di Paleo Profile vi parleremo di Lizictis, il pesce più grande di sempre. Con una lunghezza media di 12 metri, lo squalo balena è il pesce più grande che vive attualmente nei nostri oceani. Le sue dimensioni ci lasciano ogni volta pieni di stupore e di meraviglia. Alcuni potrebbero rimanere persino spaventati dall'imponenza di questo maestoso pesce cartilagineo. In realtà, lo squalo balena è un animale del tutto innocuo. Non ha denti affilati come rasoi, anzi, è un planctivoro, cioè si nutre solo di animali piccolissimi in sospensione nell'acqua, il cosiddetto zooplancton. Si tratta infatti di un animale filtratore, che cattura il cibo spalancando la bocca per poi espellere l'acqua in eccesso dalle branchie. L'efficienza di questo metodo di alimentazione è tale da permettere a molti vertebrati marini di raggiungere spesso dimensioni notevoli. Dallo squalo balena alle mante, dallo squalo elefante ai cetacei misticeti, i filtratori sono i più grandi animali acquatici mai apparsi sulla Terra. Ma nel corso della storia della vita sono esistiti altri tipi di vertebrati filtratori. Il più antico vertebrato planctivoro conosciuto è Titanictis, un grosso placoderma che visse più di 360 milioni di anni fa nei mari del Devoniano. Anche i rettili in passato si adattarono a vivere in acqua come filtratori di grandi dimensioni. Gli Upesuchi, un clade di antichi parenti degli ittiosauri, comparvero all'inizio del Mesozoico, durante il periodo Triassico, più di 240 milioni di anni fa. Dopo queste prime forme, nel Giurassico medio, attorno a 165 milioni di anni fa, si ebbe la comparsa di filtratori di dimensioni decisamente maggiori. E questa volta si trattava di veri pesci ossei, simili a quelli di oggi, non di placodermi o di rettili adattatisi secondariamente alla vita in acqua. In particolare gli attinopterigi, i cosiddetti pesci dalle pinne raggiate, iniziarono ad occupare nuove nicchie ecologiche, sfruttando una risorsa alimentare che stava iniziando ad abbondare, ovvero il plancton, per evitare la competizione con i grandi rettili marini dell'epoca. Tra questi pesci, il gruppo oggi estinto dei pachicormiformi ebbe un grande successo nel corso del Mesozoico, con varie specie di diffusione planetaria. I primi pachicormiformi risalgono al Giurassico inferiore, circa 195 milioni di anni fa, ma alcuni resti di dubbia attribuzione potrebbero risalire al Triassico, 15 milioni di anni prima. Le loro relazioni di parentela sono incerte, ma probabilmente sono molto vicini alla base del clade di enorme successo dei teleostei. Data l'abbondanza di cibo e le temperature oceaniche elevate, tra questi pesci vennero selezionate specie di dimensioni sempre maggiori e con sempre meno denti, fino ad arrivare a veri e propri titani sdentati. Fu così che da forme simili a Pachycormus comparve Lizictis problematicus, uno dei pesci più grandi di sempre, forse il più grande di tutti. Attualmente si stima che la specie, istituita già nel 1889, potesse arrivare a misurare 16 metri e mezzo di lunghezza e 40 tonnellate di peso. Queste dimensioni sono superiori alla media riscontrata oggi per lo squalo balena, cioè circa 12 metri, e probabilmente erano simili o addirittura maggiori di quelle dell'estinto megalodonte, la cui lunghezza stimata è estremamente variabile per via dei pochi resti conosciuti, ma probabilmente non superava i 16 metri. Nonostante abbiamo un maggior numero di informazioni sui pesci ossei che su quelli cartilaginei, è importante ricordare che ancora oggi non disponiamo nemmeno di uno scheletro fossile completo di Lizictis. I motivi di questa frammentarietà sono dovuti principalmente alle caratteristiche anatomiche dei pachicormiformi. Il loro scheletro era in parte composto da cartilagine,
un tessuto molle che di norma tende a decomporsi in seguito alla morte dell'animale, senza lasciare tracce visibili. Questo scheletro, non completamente mineralizzato, è presente ancora oggi ad esempio negli storioni. Infatti, anche loro si distaccarono molto presto dagli altri pesci ossei durante l'evoluzione degli attinopterigi. Come se non bastasse, le stesse parti ossificate di Lizictis erano molto fragili e sottili, cosa che facilitava il loro sbriciolamento, rendendo quindi ancora più difficoltosa un'eventuale identificazione sul campo. È per questo motivo che alla specie venne conferito l'epiteto Problematicus. Inizialmente i resti erano talmente frammentari da rendere molto difficile la loro interpretazione. Il nome del genere, invece, che significa letteralmente pesce di Leeds, fu istituito in onore di Alfred Nicholson Leeds, un agricoltore inglese con una forte passione per la ricerca e il collezionismo di fossili, che negli anni 80 dell'Ottocento scoprì per primo i resti dell'animale. Dopo il primo esemplare inglese, nel corso del XX secolo altri resti incompleti vennero ritrovati in paesi come Francia, Germania, Cile e Argentina, ma data la frammentarietà di questi nuovi reperti, la specie continuava a nascondere molti dei suoi segreti agli studiosi. In seguito al rinvenimento nel 2001 di un nuovo esemplare più completo, chiamato Ariston, i paleontologi scoprirono nuovi interessanti dettagli sull'anatomia, sull'ecologia e sull'evoluzione di questo gigante. Tra i vari resti, quelli maggiormente degni di nota erano delle mascelle superiori lunghe oltre un metro, che presentavano delle curiose proiezioni ossee sul lato inferiore. Si trattava in realtà di 8 piccoli denti, 4 per lato, utilizzati probabilmente per rompere i duri gusci dei molluschi, come quelli delle ammoniti o dei bivalvi dell'epoca. Questa scoperta rivoluzionò ciò che i paleontologi credevano di conoscere su Lizictis. I denti, infatti, indicherebbero una certa versatilità nell'alimentazione. Forse, a seconda della stagione, la specie era capace di cambiare drasticamente il suo regime alimentare, nutrendosi solo di organismi provvisti di gusci. È possibile quindi che nel corso della loro evoluzione alcuni pachicormiformi, inizialmente specializzatisi per una dieta a base di molluschi, si fossero adattati progressivamente a nutrirsi di plancton. Quelli più grandi divennero dei filtratori, che solo occasionalmente si affidavano alla presenza di ammoniti per sopravvivere. A differenza di quanto mostrato nel famoso documentario Mostri del mare della BBC, le pinne pettorali erano più allungate e la testa era priva di placche ossee e non era inclinata verso il basso. Infine, grazie a questo esemplare, conosciamo meglio il tasso di crescita della specie. Le ossa di Lizictis possedevano degli anelli di crescita simili a quelli degli alberi. Grazie alla loro analisi è stato possibile determinare l'età dei vari esemplari e il tempo necessario perché diventassero adulti. Ariston morì all'età di 23 anni, ma era ancora giovane, poiché raggiungeva solamente i 9 metri di lunghezza. Si stima che gli esemplari più grandi potessero superare i 50 anni di età e i 16 metri di lunghezza. Il suo nuoto era lento durante l'alimentazione. A bocca spalancata probabilmente non superava i 2 km orari. Le branchie erano perfettamente allineate con delle strutture a rastrelliera che in vita probabilmente avevano un aspetto sfilacciato e piumoso, perfetto per catturare e trattenere i piccolissimi animaletti che abitavano i mari giurassici. Lizictis visse nella Tetide, l'antico oceano che si trovava tra i supercontinenti Laurasia e Gondwana, ma probabilmente poteva spostarsi quasi ovunque, come i grandi planctivori di oggi. Questo pesce viveva assieme ad altri grandi vertebrati marini, come ittiosauri, coccodrilli metriorinchidi, plesiosauri e squali ibodontidi. Nonostante all'epoca i generi Liopleurodon e Pliosaurus potessero raggiungere dimensioni notevoli, non abbiamo prove certe che questi animali riuscissero a predare un Lizictis adulto. Tuttavia, è possibile che alcuni rettili marini strappassero dei piccoli brandelli di carne dal corpo del pesce quando questo era ancora vivo o in fin di vita, dato che un comportamento simile è stato osservato anche nei cetacei predatori odierni. Quando le enormi carcasse di questo pesce finivano sul fondo dell'oceano, esse venivano divorate sia da vertebrati che invertebrati. L'esemplare Ariston ci mostra la presenza di una grande quantità di molluschi all'interno della scatola cranica, e ciò suggerisce che questi animali, una volta adagiatisi sul fondo dell'oceano, divenissero dei veri e propri ecosistemi colonizzati da ogni tipo di creatura marina. Inoltre, sono stati ritrovati i denti di alcuni squali ibodontidi e del coccodrillo marino Metriorhynchus incastonati nelle ossa craniche di Lizictis, confermando la presenza di varie specie animali intorno al corpo senza vita di questi giganti.
In seguito a questa colonizzazione, dell'intero corpo del pesce rimaneva solo un cumulo di ossa sparse e ricoperte dai sedimenti. Dato che già nel Cretaceo inferiore non si hanno più testimonianze della presenza di Leedsichthys, è possibile che esso sia scomparso verso la fine del Giurassico superiore, circa 150 milioni di anni fa, anche se le cause di questa estinzione sono ancora sconosciute. Purtroppo, i dati per fornire una spiegazione soddisfacente sono pochissimi, ma spesso si ipotizza un collasso della catena alimentare, causato da una grave carenza di ossigeno o dai cambiamenti climatici, che avrebbero colpito duramente il plancton. In ogni caso, nel Cretaceo i pachicormiformi erano ancora presenti e diffusi con altre forme di dimensioni più ridotte ma comunque notevoli, occupando diverse nicchie ecologiche in tutti gli oceani del pianeta. Nel Cretaceo superiore, da forme come Ipsocormus e Orthocormus si originò Protosfirena, un veloce predatore pelagico molto simile ai pesci spada e ai marlin attuali. Riapparvero inoltre i grossi filtratori, con forme quali Rinconictis e Bonnerictis. Tuttavia, nessuno di questi superava i 6 metri di lunghezza. Forse a causa dell'intensa competizione con i pesci cartilaginei filtratori o della predazione da parte di veloci predatori come mosasauri e squali cretoxirinidi, che ne limitavano le dimensioni. In seguito all'estinzione di fine Cretaceo, tutti i pachicormiformi scomparvero per sempre. Ancora una volta, la causa fu probabilmente il collasso delle reti trofiche innescata dai cambiamenti climatici. Nel corso del Cenozoico, questi antichi filtratori furono sostituiti da pesci cartilaginei come mante e squali filtratori e soprattutto dai giganteschi cetacei misticeti, che ancora oggi dominano i mari e gli oceani di tutto il pianeta. Prima di concludere, vi informiamo che nelle prossime settimane ripartiremo con le live sul sito Viola. Vi parleremo della bizzarra opera di Memo Cosman, All Tomorrows, cercando di analizzarla dal punto di vista scientifico, e proseguiremo con i paleostream, le live reaction e molto altro ancora. Inoltre, da febbraio inizieremo una serie di appuntamenti settimanali Watch Together, in cui vedremo tutta la serie Viaggio nel Cosmo di Piero e Alberto Angela. Attivate le notifiche e seguiteci su Instagram e Facebook per rimanere aggiornati e non perdervi nemmeno una live. Oltre ai link dei nostri social, in descrizione vi lasciamo anche il nostro Patreon per supportarci economicamente e spingerci a creare sempre nuovi contenuti interessanti e di qualità. Trovate tutti i link in descrizione o nel primo commento fissato in alto. Come abbiamo visto, nel periodo giurassico sia la geografia che le specie animali erano molto diverse da quelle attuali. Gran parte delle zone oggi emerse si trovavano nelle profondità della Tetide, un oceano che brulicava di vita e che godeva di un clima mite, simile a quello dei Caraibi odierni. Il mare era un ambiente estremamente ricco di nutrienti, in grado di sostenere sia i rettili marini che i pesci filtratori. Grazie a questa abbondanza di cibo, alcuni di loro raggiunsero dimensioni impressionanti. Questi animali, grandi o piccoli che fossero, interagivano fra loro formando una complessa ed intricata rete alimentare. Ogni specie dipendeva dall'altra per sopravvivere, proprio come accade negli oceani di oggi. I pesci e i rettili marini furono i dominatori dei mari mesozoici. Erano tanto grandi, diversificati e diffusi quanto i dinosauri che vivevano sulla terraferma. Ma non tutti i dinosauri erano strettamente legati alle zone emerse. All'inizio del Cretaceo superiore comparve un gigantesco predatore che pescava i grossi pesci dei fiumi. Nel prossimo episodio di Paleo Profile vi parleremo di Spinosaurus, uno dei dinosauri più strani e famosi di sempre.